Dunque, l'abbiamo ospitato l'altra mattina e ci eravamo ripromessi di sentirci, certamente per argomenti meno impegnativi di quello che stiamo per affrontare, perché continuiamo a parlare, da ieri mattina non abbiamo mai smesso, della voragine che si è aperta sull'Olimpica e che tanti disagi sta provocando ai transitanti, quel tratto di strada che è uno snodo importantissimo. Ebbene, questa mattina era esattamente come ieri, dopo la sorpresa della mattinata di ieri, oggi gli automobilisti che transitano da quelle parti erano a conoscenza, ne hanno preso atto, ma certamente non è che la cosa si sia agevolata per suo conto, le macchine devono passare per forza dietro in via Aureli, insomma è un inferno. E abbiamo il piacere però di averla ancora con noi per poterne parlare di questo evento, il presidente del 18° municipio, Daniele Giannini. Presidente, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, noi ieri abbiamo passato il pomeriggio a cercare contatti con la CEA, col comune, con tantissima gente, ma nessuno ci ha spiegato chi deve intervenire, che cosa è accaduto e perché. Presidente. Allora, innanzitutto non è una strada in manutenzione al municipio, ma è in manutenzione al Comune di Roma, perché è una strada di grande viabilità. Sì. Però è chiaro che poi mi sono andato a informare per capire un attimo la situazione qual è. Sì. La situazione praticamente è di un allaccio di una fogna privata sulla fogna quella comunale. Mm-hmm. Che ha provocato nel tempo delle perdite e quindi un'erosione del sottosuolo, che poi ha fatto sì che si creasse alla fine a lungo andare questa voragine. Mm. Ora, io ho parlato ieri con i tecnici e con gli operai che stanno lavorando, che comunque sono tecnici del Dipartimento dei Lavori Pubblici e della CEA. Mm. E si parla di 3-4 giorni. Ah, beh. Diciamo che purtroppo ci vuole ancora un po' di tempo, però sempre meno di quello che... Beh, già una buona notizia, Giannini, perché si pensava a tempi molto più lunghi. Mi ricordo, no, perché proprio qualche mese fa c'era stata una cosa simile, sempre sull'Olimpica, nel tratto di via Anastasio II. Anastasio II siamo andati avanti per mesi, io me la ricordo. Lì è andata avanti qualche mese. Qui sembra che la cosa sia più contenuta, che si possa, insomma, risolvere ragionevolmente in 3-4 giorni. Già ieri avevano chiuso una prima parte dove c'era stato lo scavo. Mm-hmm. E ora bisogna, insomma, che lavorare su questa parte di fogna, su questo allaccio che è anche abbastanza profondo, quindi sicuramente porterà via un po' di tempo, però erano abbastanza tutti sicuri che, insomma, era una cosa che in 3-4 giorni si può risolvere. Beh, anche considerando che poi c'è il fine settimana, quindi io parlo sempre in termini di disagio ai romani, Giannini. Per lunedì, insomma. Ecco, apposta, diciamo che è per lunedì. Beh, quello che ci auguriamo tutti, io anche oggi riandrò sul cantiere a vedere un attimino di avere buone notizie e di sollecitare, insomma, i lavori. Certo, senta, una mia curiosità, ma si possono fare le fogne private? Sì, quello sì. Beh, chiaramente non è che... Intendo su strada, intendo su strada come scarico su strada. A parte i palazzi, insomma. Strada, queste si ricollegano tutte a un collettore centrale che chiaramente passa sotto la via Olimpica. Ah, ecco. Quindi, essendoci a quell'altezza una traversa con dei palazzi, ho capito, questa fogna che si collega lì. Chiaramente esistono fogne private che si collegano, che sono autorizzate, che hanno tutto il loro iter. Certo, e certo. Noi ci siamo anche imbattuti, specialmente nelle zone periferiche, in palazzi che si sono allacciati proprio abusivamente, di cui non esiste proprio uno storico delle pratiche, delle cose. In questo caso non è così, però diciamo il disagio c'è uguale, quindi adesso... Beh, certo, quello indipendentemente da che sia autorizzato o meno, poi se si rompe, questo è... Va bene, grazie Presidente, abbiamo chiarito poi, perché fra l'altro ieri siamo andati a random, abbiamo sentito tutti, ma ovviamente nessuno poi ci dava una risposta come ha fatto lei stamattina, e è stato molto chiaro anche nel descriverci i criteri di intervento, insomma, va bene. Grazie Giannini e buon lavoro. Grazie al Presidente del 18° Municipio.